colle del piccolo San Bernardo, sono le 8:15 più o meno. Adesso io lascio qua la macchina, scendo a Porto Saint-Maurice, salgo al Cormet de Roseland e poi ritorno qua. Conto di essere qua per stasera alle 8. Prendetemela con calma, se ci faccio prima, tanto di guadagnato. La giornata è magnifica. Quello è una cima del Monte Bianco e lì c'è la valle che porta al Col de Chavannes. Questa è la strada che da Bourg-Saint-Maurice sale al Cormet de Roseland. Sono poco meno di 20 km. Io mi sono fatto i 31 km di discesa dal piccolo San Bernardo e dovrò rifarli in salita. Ho visto comunque che le pendenze non sono molto forti e quindi dovrei farlo. Questo è Bourg-Saint-Maurice. Due ciclisti stanno salendo dal Cormet de Roseland. Questo è uno dei numerosi tornanti della parte iniziale che ho fatto fino adesso, quasi 9 km, che sono i più duri. Poi la strada spiana leggermente e si attesta su pendenze del 4-5%, certi tratti anche meno, quasi farfalla. Siamo a Cormet de Roseland, sono 1960 metri circa. Sono 20 km da partire da Bourg-Saint-Maurice, non troppo duri, sono i primi 5-6 km sono duri, poi c'è qualche pezzettino, poi 5%, 4%, però sono sempre 20 km. Adesso scendo velocemente perché devo risalire al piccolo San Bernardo e lì sono 30 km, sono dolore. Alla prossima. Da Roseland. Ci sono un po' di nuvole. Tempo sta cambiando, meglio scendere rapidamente. Questo è il versante verso Beaufort. Questa invece è la strada da dove sono arrivato, da Bourg-Saint-Maurice. Ton nom? Yeah. Ton nom? My name? Your name? Jochen. Eh? Jochen? Hollanda. Where are you? What? Where are you from? Amsterdam. Amsterdam, Hollanda. Ah, okay. Yeah. It's the first time I'm in so close to Italy. Ah, okay. I've never been